città viola. Firenze, la Fiorentina e dintorni. Eccoci rientrati in diretta, 17:33 minuti all'interno di Città Viola qui su Lady Radio per sapere cosa succede in città. Abbiamo aperto come sempre con la Fiorentina, proseguiamo e da oggi per ogni martedì lo facciamo in via istituzionale, in via formale, in via concreta con la Firenze Marathon, ovviamente come vi avevamo annunciato prima della fascia pubblicitaria, una collaborazione che con Lady Radio va avanti da sempre ma che adesso troverà proprio un punto di approdo ogni martedì con insomma i protagonisti della Firenze Marathon. Saluto Diego Petrini, General Manager del comitato organizzatore di Firenze Marathon. Buon pomeriggio Diego, ben ritrovato. Grazie, grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco, per innanzitutto far insomma quelle che sono due parole sull'attività dell'associazione Firenze Marathon, che è un'attività che molto spesso, no, Diego, viene limitata a quello che è l'evento principale, cioè alla maratona che molto spesso si tiene a novembre, anche quasi sempre, ma che poi durante l'anno va avanti con diverse iniziative che poi adesso in questo quarto d'ora insieme ci racconterai. Sì, sì, sembra strano ma è proprio così. La nostra società sportiva è una realtà diciamo che lavora sostanzialmente tutto l'anno per organizzare la Maratona Internazionale di Firenze, che nel calendario appunto internazionale si colloca sempre l'ultima domenica di novembre. È stato, è e speriamo possa continuare a essere così anche nel futuro. E ci saranno grosse novità a novembre, le sveleremo appunto con questa partnership quotidiana che avremo con la nostra media partner ufficiale di radio. Ogni martedì cercheremo appunto di affrontare argomenti diversi e parlare proprio per arrivare alla Maratona di Firenze pronti, ma anche per incuriosire i nostri ascoltatori sulle varie sfaccettature non solo organizzative ma del mondo running in generale. Ed è questo un po' quello che vogliamo fare, sottolineandolo anche oggi, no? Come primo appuntamento. Noi lavoriamo sì tutto l'anno per organizzare questo importantissimo evento, che ricordo è la seconda maratona più importante d'Italia dopo Roma. Mm-hmm. E si colloca tra le più importanti, permettimi dire, a livello internazionale. Certo. E forse anche tra gli eventi più importanti della città di Firenze, quotidiani annuali. Ma la nostra società è anche una società che appunto organizza tante altre manifestazioni, partendo a breve da fine aprile e continuando diciamo col suo impegno nei mesi estivi. E la prima grande manifestazione che andremo ad organizzare in collaborazione con voi, con il Comune di Firenze, con la stessa nostra sorella associazione dell'Atletica Firenze Marathon, che è la società che gestisce appunto lo stadio ASICS Firenze Stadium qui a Campo di Marte e tutta l'attività appunto di atletica all'interno, sarà appunto la 46esima Guarda Firenze, che si svolgerà domenica 6 maggio a partire insomma dalle 9:30 in Piazza Duomo, con, mi dicevi insomma, importanti novità rispetto magari a quelle che potevano essere le situazioni passate. La Guarda Firenze, come hai sottolineato, è arrivata a un numero importante, 46 edizioni. È un numero, per chi conosce un po' il mondo podistico e running in generale, è difficile trovare delle manifestazioni così storiche, e sostanzialmente ha sempre avuto un carattere ludico-motorio. Ci siamo sempre collegati anche con progetti del comune per quanto riguarda l'istruzione, con il coinvolgimento attivo delle scuole, dei professori di ginnastica, delle scuole medie elementari, eccetera. Quindi prettamente una bella passeggiata ludico-motoria per le città, per le strade di Firenze e il centro storico, con partenza e arrivo in Piazza Duomo. Quest'anno la grande novità, proprio per un rilancio, ma anche perché alla fine ci piace anche come comitato organizzatore fare sempre qualche cosa di nuovo, abbiamo ripensato anche alla parte competitiva nella Guarda Firenze. Quindi oltre alla 10 km non competitiva, la passeggiata di 3 km circa per le famiglie sempre non competitiva,
da quest'anno, e si spera anche nelle prossime altrettante 46 passe edizioni, speriamo ci siano in futuro, ci sarà anche la parte competitiva, che è un plus in più, no? Perché insomma c'è tutto un lavoro organizzativo e gestionale molto importante, dalle premiazioni al timing, alle iscrizioni e al controllo delle varie certificazioni mediche e via dicendo. Quindi sicuramente un lavoro maggiore, ma per noi fa diventare anche la Guarda Firenze un fiore all'occhiello, non solo di quello che può essere il running sociale, del correre per star bene, ma anche di quello competitivo. Ecco, diciamo che da un punto di vista proprio strettamente agonistico è un evento che in qualche modo può anticipare quello che sarà poi la vera e propria maratona di novembre. È un appuntamento comunque per anche testare un po' i luoghi, perché poi sostanzialmente il percorso è diverso, è più lungo ovviamente la maratona di novembre, però diversi luoghi sono anche quelli, perché poi si gira intorno a Firenze. Assolutamente, assolutamente. La maratona di Firenze da 2 anni a questa parte ha avuto la fortuna, e questo dobbiamo dare un plauso al comune, alla segreteria del sindaco, all'assessorato allo sport, insomma di averci in qualche modo aiutato a prendere questa grandissima decisione e a supportarci in tutto. Facciamo arrivare e partire arrivare la maratona internazionale dal centro della città, da Piazza Duomo. Ovviamente un conto è una maratona con tempistiche molto più lunghe, certo. Un conto è una Guarda Firenze che comunque ha un impatto sulla piazza sicuramente minore. Si parte, diciamo, con i nostri allestimenti la mattina presto, con la distribuzione del ritiro dei pettorali in Piazza Duomo dalle 8 di mattina fino a qualche minuto prima dello start, per finire poi il tutto indicativamente verso mezzogiorno e mezzo / l'1. Ecco, quindi anche i commercianti di Piazza Duomo possono stare abbastanza tranquilli, perché gli romperemo poco le scatole, dai. Ecco, a proposito di Guarda Firenze, ti chiedo anche insomma qualcosa per modalità organizzativa, nel senso chi si vuole iscrivere come deve fare, cosa deve fare, entro quando lo deve fare, perché poi immagino ci sia anche una data precisa, no? per le iscrizioni e per partecipare. Certo, allora noi riceviamo, diciamo, le iscrizioni entro venerdì 4 maggio, sia per quanto riguarda la parte ludico-motoria che per quanto riguarda la parte competitiva, e fondamentalmente ci si può iscrivere o tramite il canale online, quindi andando sul nostro sito www.firenzemarathon.it e nella sezione della Guarda Firenze iscriviti adesso, semplicemente compilando un classico modulo online, presentando la documentazione nel caso della competitiva e facendo il classico pagamento tramite carta di credito, o altrimenti in vari punti di iscrizione che sono appunto la sede della maratona di Firenze, ovvero all'interno dello stadio di atletica Luigi Ridolfi, adesso ASICS Firenze Stadium, i punti di iscrizione dei negozi Universo Sport e il negozio Isolotto dello Sport del nostro amico Leandro, appunto all'Isolotto in via dell'Arcingrosso. Tra l'altro, scusate, mi sono dimenticato, un altro punto di iscrizione è dal nostro direttore tecnico Fulvio Massini, nel suo studio della Training Consultant in via fra Giovanni Angelico, quindi sempre in zona Campo di Marte. Ecco, quindi diciamo c'è sia la possibilità di andare nelle iscrizioni online, ma anche chi lo vuole trovare con più facilità appunto nei punti di iscrizioni un po' in tutta la città stessa. Eh sì, ci sono diversi punti per una Guarda Firenze, insomma 10 chilometri, si parte insomma da Piazza San Giovanni, Piazza Duomo, via del Proconsolo, Piazza San Firenze, via dei Leoni, cito alcune delle piazze che verranno toccate: Lungarno Torrigiani, via dei Bardi, via Montebello, Piazza Ognissanti, e poi si ritorna, come dicevi, in Piazza San Giovanni. Quindi partenza, arrivo al Duomo, si girerà intorno a Firenze, passando ovviamente anche dall'Oltrarno. Non è però, cioè, si parla di Guardia Firenze, però ci sono anche tante altre iniziative, no? Da qui poi a novembre sì, che state organizzando anche poi con la vostra sorella gemella. Assolutamente. Allora, per finire il discorso della Guardia Firenze, noi cerchiamo ovviamente di fare un percorso spettacolare, non solo per i fiorentini ma anche per chi viene, certo, da fuori.
e quindi ecco che si va a toccare un pochino tutte le zone più diciamo più belle e caratteristiche della nostra città, ovviamente cercando di impattare il meno possibile sulla mobilità. Quindi di sicuro sarà una manifestazione che cercherà di portare avanti un po' entrambe le cose, no? Quindi cercare di impattare il meno possibile sulla città stessa, ma offrire un percorso bellissimo. Da qui a novembre le manifestazioni che si seguiranno saranno tante. Insomma, l'altro nostro fiore all'occhiello che andremo ad organizzare in questo periodo ed è veramente una manifestazione che a mio avviso dovrebbe essere un po' vissuta dalla città, è un meeting internazionale di atletica leggera che noi chiamiamo Multi Stars di Decathlon ed Heptathlon, che si svolgerà sempre all'interno dello stadio ASICS Firenze Marathon venerdì 27 e sabato 28 aprile. Che cos'è? Beh, semplicemente sono i decatleti e le heptatlete sono appunto dei ragazzi che svolgono tutte le discipline dell'atletica in due giorni. E vi posso assicurare che sono dei ragazzi di una bellezza incredibile, nel senso, parlo ovviamente a livello, come dire, sportivo, no? Perché sono ragazzi che hanno tutte le caratteristiche dell'atletica, devono essere resistenti, forti, elastici, eccetera. Quindi vedi ragazzi che affrontano magari i 100 metri con tempi, non dico da finale, ma quasi, e magari anche lanci, salti, eccetera. Quindi è una manifestazione aperta gratuitamente, e tutti questi ragazzi vengono da quasi 30 nazionalità diverse, e cerchiamo di organizzare anche delle manifestazioni collaterali durante la giornata, coinvolgendo comunque le scuole. Quindi una bellissima giornata di sport all'interno dello stadio. Ecco, benissimo Diego, siamo arrivati in regime di fascia pubblicitaria, ti ringrazio ma solo per il momento, perché poi, come dicevamo, è semplicemente la prima, no, di tanti appuntamenti che avremo insieme. Per ricordare, oggi ne hai citate due, ma avremo poi modo di citare tutto ciò che avverrà da qui fino a novembre, ricordando insomma questa partnership che va avanti tra Lady Radio e tra Firenze Marathon, e che adesso troverete ogni martedì all'interno di Città Viola per sapere anche poi tutte le ultime, no, le novità, gli aggiornamenti e via dicendo qui su Lady Radio. Grazie a voi per il supporto, ovviamente. Grazie a Diego Petrini, General Manager del Comitato Organizzatore di Firenze Marathon. Ogni martedì all'interno di Città Viola su Lady Radio tutte le iniziative di Firenze Marathon, tutti gli eventi insomma che riguardano l'attività di Firenze Marathon a Firenze, poi in attesa della Firenze Marathon di novembre.